consumi degli italiani stanno cambiando drasticamente. Secondo una ricerca condotta da alcune fra le associazioni dei consumatori, i cittadini sono disorientati più che mai, stretti tra l'aumento dei costi fissi come le utenze e i mutui e la riduzione delle entrate a seguito del maggior prelievo fiscale. Il pessimismo dilaga e soprattutto la preoccupazione per uno Stato che non appare più solido e affidabile come un tempo. Una famiglia su 5 si indebita, una su 3 lamenta difficoltà economiche rispetto a solo 3 anni fa. Per quanto riguarda il settore alimentare della ricerca, emerge come i consumatori abbiano modificato fortemente le proprie abitudini, dirottando gli acquisti verso quegli esercizi commerciali che applicano prezzi inferiori, come i discount, a danno dei piccoli negozi. Rispetto al 2009 le famiglie hanno ridotto sensibilmente i consumi di vino, dolciumi, carne rossa, mentre hanno incrementato quelli di pollame, farinacei e ortofrutta. Ma non si spende meno soltanto per mangiare. Secondo la ricerca, le famiglie sono state costrette a tagliare le spese relative all'abitazione, rinunciare ad una serata al cinema o in pizzeria, addirittura a ridurre anche l'igiene personale. Cambiamenti dei consumi allarmanti, di cui per le associazioni dei consumatori un governo serio dovrebbe tenere debitamente conto.